non mi fosse almeno. Non si sente. Io non si sente. Prova, prova, Senta Donatoni, lei ha detto guardiamo avanti, non voglio pensare alla salvezza, è segno insomma di un progetto, anche se Leonardi non vuole sentir parlare di questa parola, ambizioso. No, ma poi il termine ambizioso uno lo può interpretare come vuole, insomma, io cerco e voglio fortemente essere propositivo, essere positivo e quindi guardare, mi piace camminare guardando dove metto i piedi, non, in genere non cammino all'indietro, no? Quindi questo è un po' il mio concetto, il mio tipo di filosofia, adesso comincerò da oggi a lavorare e a prendere coscienza di quella che è questa realtà di Parma e quanto più velocemente possibile senza sprecare tempo, perché veramente il tempo è preziosissimo, portare quelle che sono gli accorgimenti che riterrò più opportuni affinché questa squadra possa riprendere una marcia, un volino importante, perché c'è ancora tanta strada davanti, ci sono tanti margini di miglioramento e c'è tanto veramente da fare e questo è estremamente stimolante. La conferenza prima ha parlato di aspetto umano, ha detto voglio rendermi conto non solo del materiale tecnico a disposizione ma anche della condizione psicologica della squadra, spesso accusata in passato di eccessiva fragilità. Siamo fatti tutti di carne ed ossa, quindi io credo che veramente il valore aggiunto sia la sfera umana, e oltre che saper calciare bene o stoppare bene una palla, perché poi ci sono anche questi aspetti psicologici che fanno spesso e volentieri una grandissima differenza, e quindi se ci sarà la necessità anche da quel punto di vista lì di migliorare, di crescere, cercheremo di fare tutto quanto nelle nostre possibilità perché questo accada. Il tam tam di internet, un'ultima cosa per me, si è già scatenato, c'è chi ha subito detto Donadoni ha già chiesto Toni. Questa mi giunge nuova, io non ho veramente, credetemi, chiesto nessuno, perché sarebbe azzardato e anche sciocco da parte mia poter chiedere qualcuno, non avendo ancora preso veramente contatto e coscienza di quello che è la realtà. Questo lo si farà sicuramente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ma dire adesso, evidentemente c'è qualche tifoso di Luca Toni che vuole mettere in bocca al sottoscritto questo, ma vi garantisco che non è così, perché non ho chiesto ad oggi nessuno, così come è logico e normale che sia. Mister FC Parma TV, la TV ufficiale del Parma Calcio, lei che caratteristiche mentali si aspetta di instillare nella squadra? È difficile poterlo dire perché voglio capire quali sono quelle attuali, quelle che ci sono, quindi può essere benissimo che non ci sia da instillare niente di più, mi auguro che sia così, ma comunque è una continua crescita che ci deve accompagnare dal punto di vista individuale e dal punto di vista collettivo, e questo lo si farà soltanto conoscendo prima di tutto i soggetti singolarmente e poi come squadra faremo tutte le valutazioni che saranno opportune. Lei ha parlato di Parma durante la conferenza come calciatore e come allenatore, quando l'ha sfidata, che Parma ha trovato? Ma ho detto anche poc'anzi che non ho grande memoria storica, quindi non ricordo tutti gli episodi, tutte le partite. È chiaro che viene più facile ricordarsi quelle più ravvicinate, quelle più recenti, però insomma a volte le partite ti lasciano delle cose positive, altre volte invece vai via un po' più amareggiato, ma non soltanto perché hai perso, ma perché magari non hai interpretato la gara come dovevi, così come succede spesso, che magari porti via un risultato anche importante, però non esprimendo il calcio che avresti voluto, in positivo e in negativo, insomma, però quello che è stato, adesso guardiamo avanti e cerchiamo di affrontare al meglio questa nuova, per me, avventura, che ripeto non è stata solo frutto di una ricerca di un'oasi felice,
ma di un'opportunità importante che per la mia carriera indubbiamente sarà fondamentale. A Parma, grazie. A Parma tutto quello che ricorda Arrigo Sacchi è ben visto, positivo, quindi insomma già questo è un elemento in più. Poi dopo ovviamente c'è anche il suo collaboratore che Parma lo conosce bene, insomma c'è anche una responsabilità in più da parte sua, perché c'è da portare avanti un feeling che è di lungo tempo. Insomma, le responsabilità sono tante, mi auguro che oltre ad esserci tante responsabilità poi ci siano anche altrettante gratificazioni, questo è, credo che sia l'obiettivo di tutti quanti coloro che fanno il mio mestiere o che fanno il professionista nel mondo del calcio. Quindi il fatto che qui ci siano passati personaggi illustri che hanno condiviso anche gran parte della mia carriera è per me ancora un motivo in più di orgoglio. Quindi cercherò di tenere alto questa cosa. La domenica è una partita impegnativa. Sì, come la domenica poi successiva, ogni partita è impegnativa per un verso o per l'altro. Noi le affronteremo con grande serenità, con grande spirito di sacrificio, con grande determinazione, poi che si chiami Siena, si chiami Milan, si chiami Inter, si chiami Bologna, non deve spostare più di tanto la lancetta, però è chiaro che ci vuole da parte nostra questa convinzione, questa certezza, può fortemente volerla, che siamo una squadra che può veramente competere con tutto. Non è stato al centro di colletto? No, non l'ho mai visto personalmente, sono curioso. Okay, sa qual è la sua famiglia? Qual è? Una foto con 2 chilometri c'è stata la c'è mai stato giocare? No. Che sarebbe? Il golf club di No, ma per me adesso il golf diventa... Dopo, facciamo tutto dopo.